Costituzione la si vuole fare completamente, questo aspetto umanistico e scientifico va tenuto in considerazione assolutamente. È come una specie di grammatica, nel momento in cui tu formi una frase, ci deve essere tutto. Non posso limitarmi a utilizzare l'aspetto simbolico. Quindi l'aspetto simbolico è quello di dare la forma di hamburger a qualcosa, chiaro? Perché in questo caso prendo questo, lo schiaccio, gli do la forma di hamburger, ecco, è fatto, ma non può bastare. Bisogna sempre considerare l'importanza per l'uomo, per la mente umana, della ricerca della forma. Nel senso, noi abbiamo questa necessità di portare avanti la tradizione attraverso il mantenimento della forma. È giusto, secondo me, considerare l'aspetto visivo, l'aspetto tattile, reologico, l'aspetto del sapore, oltre all'aspetto simbolico, che non può essere l'unica cosa da considerarsi nella sostituzione, e poi di conseguenza c'è tutto l'aspetto tecnologico e nutrizionale, quindi devi considerare in toto tutti quanti gli aspetti, no? Questo intendevo per la sostituzione. Ci sono esempi storici eclatanti, io parlo sempre dei pani di carestia. I pani di carestia sono proprio l'emblema della sostituzione. Nel momento in cui i forni chiudevano, la popolazione cercava la sostituzione a tutti i costi e si andava a sostituirlo con i legumi, con, beh, siamo in Toscana, quindi la farina di castagne era utilizzata. Quando le castagne non c'erano più, cosa si utilizzava? Mi sembra di leggere quel libro di cui vi parlavo prima, La fine del mondo storto di Corona. Finiscono le castagne, cosa utilizzi? Utilizzi le ghiande, che sono amarissime, perché c'è un gene all'interno della ghianda che non puoi modificare e che ti rende la ghianda amara. E la utilizzavano, e poi utilizzavano erbe essiccate e poi utilizzavano terra. Cioè, l'importante è che fosse fatto così e che tu lo potessi mangiare. Capisci l'importanza della sostituzione a livello simbolico nella cultura umana?